Al grande attore, all'ultima pulcinella! Troppo buona! Buonasera! Io non sono l'ultimo pulcinella, sono l'ultimo di tutti! Ma quando mai? Don Peppino, vi saluto! Buonasera, buonasera a voi, ragionevo! Buonasera! Signora Iron, ma voi siete più bella del solito! Mi volete confondere? Ma niente affatto! Ma quante volte ho pregato vostro marito di farvi prendere parte alla rappresentazione organizzata dal nostro complesso? Voi scherzate sempre! Ma voi avete la taglia perfetta della prima attrice! Poi, come siamo combinati, possiamo organizzare la più grande compagnia di prosa napoletana. Come? La signora Ellen, prima attrice. Zia Menè, mia sorella, caratterista comica. La signora Rosa, padre nobile. Non si discute. Giulianelli, l'ingenuo. Don Federico, l'attor giovane. Alla Servetti, Virginia. Mio fratello, generico primario e parti sostenute. Perfetto. Attili, mio nipote di Mamo. E Don Luigi Pulcinella. E perché proprio io? E vostro fratello? Come? E lui è l'ultima pulcinella. Lo crede lui, ma se si rendesse conto di quali panni veste qualche persona di mia conoscenza, si accorgerebbe che lui come pulcinella è il penultimo. Buona questa! Le vostre battute hanno sempre un significato satirico ed un mordente di benissimo ordine. Io quando vi sento parlare mi spasso un fottio. E spassatevi. Io me ne vado perché si è fatto tardi. Poi ci vediamo domani. Donna Rosa ci ha invitati per il domenicale ragù. Benissimo, allora domani. A domani. E adesso indovinate qua dentro che ci sta. No, tu sta zitta, voglio dire se Donna Rosa indovina. Indovinate. E che ne so? L'altra sera cosa diceste che avevate piacere di mangiare? E chi si ricorda? Si parlava di cucina napoletana, di specialità. E voi diceste, non so da quanto tempo non li mangio. Ma parlavamo di tante pietanze. E dillo tu, parla. Lo fa pure con me quando porto una cosa. Perché devi torturare a Donna Rosa? Indovinate voi, cavalieri. E volete torturare a me? Lasciatemi. Quando ma? Io se vi dico che ci sta qua dentro, non me ne andate più. Abbiamo comperato i polipi piccoli piccoli, quelli che piacciono tanto a Donna Rosa, quelli che si fanno affogati con capperi e olive. Quelli da fare un solo boccone. E ho portato pure i capperi, le olive e i vignoli. Ah, e li devo cucinare io, eh. Adesso Donna Rosa mi dà un bel vestito, un bel grembiule, se no un vestito molto sporco. E chi la sente a mia moglie poi? Guardate qua, in due minuti li preparo e li metto a cuocere. Ma stai il grembiule, fatemi vedere quello che sapete fare, E se non cucinate bene, Donna Rosa vi licenzia. Tu stai zitta e fammi da sguattera. Dammi l'olio, tre spicci d'aglio e un succo di prezzemolo. Il pignatiello l'ho portato io. Pure il pignatiello? E volete cucinare, voi li affogate senza il pignatiello di grida. Abbiamo girato mezza Napoli per trovare la misura giusta. Mamma, ma è mare, come se si mettesse il naso negli scogli. Sentite, cavalli, sentite. No, no, io il naso negli scogli non lo metto, avete vedete? Ci può stare un granchio. Buona anche questa! Si vede che stasera il cavaliere sta in forma smagliante. Brava Virginia, guardate qua. L'ho fatto pulire con l'acqua di mare e l'ho fatto asciugare. È venuto lucido come un brillante. La verità, guardate, No, no, e che fate? E quello il pignatiello è nuovo. Se lo mettete così come l'avete comprato sul fuoco, quello si spara. Veramente? Ci vuole l'aglio. Qualunque utensile di terracotta, se non si strofina sotto l'aglio prima di usarlo, non dura nemmeno 3 giorni. Hai visto? Donna Rosa ti ha dato la lezione. Avete ragione, c'è sempre da imparare. Adesso è pronto. Io me ne salgo, ti aspetto sopra. Ci vediamo fra 10 minuti. Li condisco e li metto sul fuoco. Per il resto Donna Rosa è maestra, sa benissimo che devono cuocere lentamente.